In perfetto orario è partito il primo Fans Bus, la navetta gratuita notturna è pensata per i giovani dal centro città fino al mare e ritorno. L'idea dell'assessore ai trasporti Gianluca Di Cocco è di rendere più sicuro il divertimento del sabato sera nei locali della Costa Pontina, salvaguardando per quanto possibile l'incolumità dei tanti giovani che percorrono abitualmente la via del mare. Con CSC e con gli uffici abbiamo predisposto proprio questa idea, evitare in qualche maniera, benché non sia la risoluzione di tutte le problematiche, però dare un contributo affinché si possano evitare incidenti e a volte anche mortali per stati di ebbrezza. Penso che sia un'iniziativa che sicuramente deve essere ampliata nelle prossime stagioni, quindi è un impegno anche da parte della politica, dell'amministrazione, di metterci le risorse dovute. Abbiamo predisposto appunto queste due navette con partenza, quindi capolinea Piazzale Prampolini di fronte allo stadio, in due orari ben differenti, alle 22 e alle 23:30. Faranno sosta presso Via del Lido, nella zona del centro commerciale Morbelle, e poi porteranno appunto le utenze sul lungomare di Latina con quattro capolinea: il primo a Capo Portiere, il secondo in prossimità di via Casilina, il terzo in via Massaro, infine a Foce Verde, e successivamente in due orari ben distinti, alle 01 e alle 02:30, riporteranno i giovani nella nostra città. Gratuitamente quindi e ad orari stabiliti sia per l'andata che per il ritorno ogni sabato di agosto. Il Fans Bus rappresenta quindi una valida alternativa all'uso dell'automobile e, va detto, di cui potranno beneficiare anche i meno giovani. Tutti i sabati e la prima settimana di settembre ci sarà questo bus navetta chiamato appunto Fan Bus, gratuito, che porterà i nostri giovani di Latina, e non soltanto. È vero che l'iniziativa viene rivolta ai giovani affinché questi lasciano le autovetture nel garage di casa e vadano a divertirsi, a far baldoria con l'autobus, ma può essere riservata anche alle persone che non hanno la possibilità di avere mezzi per frequentare la Marina di Latina.